Ciao amici di procuratorecalcio.com, oggi sono qui con Luca, un ragazzo che ha passato l'esame al CONI sia scritto che orale, nell'ultima tornata appunto quella di ottobre 2019, e con Luca abbiamo un po' parlato di quello che è stato l'esame, quindi volevo che arrivasse pure la testimonianza di un ragazzo che ce l'ha fatta e che aveva dei dettagli da dire. Innanzitutto grazie Luca di essere qui con noi, di partecipare ai video nostri, che più o meno conoscerai un po' qual è lo schema e il format, e soprattutto grazie di essere qui, grazie di essere allievo procuratorecalcio.com prima di ogni cosa. E innanzitutto, com'è andata? Che dici? Innanzitutto, ciao a tutti, per me è solo un grande piacere stare qui e una grande soddisfazione, soprattutto Certo. dopo l'esito dell'esame. È un esame molto molto difficile e soprattutto a partire dallo scritto. E io, come ti dicevo anche prima, per me devi avere una buona base giuridica, quindi questo non per fare tanto una critica, diciamo, al bando generale, però a mio avviso solo il diploma non è una cosa che basta per poter sostenere innanzitutto lo scritto. Ok, no, questo perché Luca ha una formazione giuridica, perché è al quinto anno di giurisprudenza. Per lui mi stava raccontando che tutti i concetti, le nozioni di diritto di diritto privato e amministrativo erano mo molto più acquisite piuttosto che del diritto privato, sportivo. Detto questo, quindi hai avuto più facilità nell'escludere molte delle risposte multiple che avevi a disposizione. Sì, ho fatto anche un ragionamento molto strategico sulle singole risposte, anche esercitandomi grazie alle Grazie. simulazioni che mi ha fornito proprio procuratorecalcio.com, che comunque in alcune domande ci sono due risposte che sono completamente errate e la difficoltà, parlando naturalmente solo ed esclusivamente per quanto riguarda la mia esperienza personale, è stata in diritto sportivo, perché il diritto sportivo è un programma molto ampio. È una materia a me sconosciuta fino Certo, a poco poco tempo fa. tempo fa e quindi è stato molto difficile apprenderla con poco tempo Certo. perché ho dedicato, ahimè, molto tempo per quanto riguarda l'esame di settembre Certo, no, dell'università. perché quando una delle domande che mi viene rivolta più spesso a me è quanto tempo ci vuole per preparare l'esame. Il background chiaramente di ogni singolo, ad esempio te che avevi questa formazione in giurisprudenza, è completamente diverso da uno che arriva con altri studi. Quindi nel caso di Luca mi ha confidato che ci ha messo pochissimo, cioè ha impiegato pochissimo tempo ad avere quella preparazione che gli ha consentito di superare l'esame. Però Luca è un esempio che possiamo generalizzare in assoluto, perché tanti altri invece hanno dedicato molto più tempo, ma ripeto, è un esame che a ogni singolo, diciamo, va messo addosso un vestito per poter, diciamo, dire quanto ci vuole a prepararlo, perché è veramente complicato. Ognuno ha il suo background di studi che ne fa un unicum, tutto sommato. Quindi Luca, quello che ti volevo chiedere è qual è il consiglio che daresti, a prescindere dalla formazione giuridica, non giuridica, a chiunque, magari un tuo amico che ti dice: guarda, voglio fare anch'io l'esame al CONI e al FIGC, poi, insomma, che consiglio gli daresti in Certo, generale? innanzitutto molto tempo a disposizione Certo. perché ti prende veramente tanto, tanto, troppo tempo. E studiare, a mio avviso, concentrarsi molto su quello che è diritto sportivo e diritto privato, soprattutto per quanto riguarda la prova scritta, perché se si fa anche un ragionamento sempre strategico, di diritto amministrativo sono 5 domande e magari concentrarsi maggiormente su quella che è la parte sostanziale del diritto amministrativo, quindi il diritto d'accesso ai documenti amministrativi, Certo. tralasciando, diciamo, quella che è la giustizia amministrativa. Ok. E questo per quanto riguarda lo scritto, Certo, naturalmente. poi Poi per quanto l'orale. riguarda l'orale deve essere uno studio ancora Più più approfondito, approfondito, sì. perché io Emerge. sinceramente mi sono fatto, diciamo, suggestionare dal fatto che comunque hanno preso talmente poche persone allo scritto, quindi tra me e me ho detto, dai, chissà se all'orale Ma il saranno ancora ragionamento l'avevo così fatto pure io. selettivi. E invece sono stati molto Molto selettivi selettivi. perché io, fino al secondo giorno, hanno promosso la metà delle persone. Certo. Quindi all'orale deve esserci uno studio generale perché c'è una commissione molto, ma molto esigente, Severa. molto severa e devi avere una conoscenza, diciamo, guarda, basica delle domande che vengono rivolte. Le domande naturalmente vengono prese direttamente dalle buste, quindi Certo. non sono domande fatte spontaneamente, tranne, questo è un suggerimento che do,
il presidente della commissione fa molto spesso la domanda sul regolamento degli agenti CONI. Ok, che quindi va saputo come l'Ave Maria. Esatto, esatto, va saputo veramente come l'Ave Maria. Ok. Luca, io volevo sapere nello specifico in che modo ti ero potuto essere utile con procuratorecalcio.com, perché consiglieresti a qualcuno di prendere procuratorecalcio.com per prepararsi all'esame, e insomma mi faceva piacere anche questo piccolo aspetto aziendale, insomma, che riguardava proprio la piattaforma. Certo, guarda, a me è stato utilissimo perché sono arrivato veramente sfinito all'orale. Sono arrivato sfinito ed è stato molto utile soprattutto per quanto riguarda la parte del video. Okay. Io in diritto amministrativo, come ho detto prima, avevo molto trascurato quella che era la parte processuale e è stato uno studio esclusivamente sul video che mi aveva fornito procuratorecalcio.com. E comunque fornisce del materiale, tutto il materiale per quanto riguarda tutte e tre le materie. E ecco, guarda, io non per essere ripetitivo, ma il vero elemento in più che da procuratorecalcio.com è la parte del video. È una parte che veramente a me ha aiutato. Eh sì, no, quello ho cercato di essere, diciamo, pratico nell'approccio e di dare le nozioni che poi servono. Ora procuratorecalcio.com spero ti aiuterà anche nella prova del FIGC che c'è il 9 dicembre, perché è comprensivo nel, esatto, corso, come sai, c'è tutto il materiale sia per prova CONI ma soprattutto anche per la prova FIGC, che non prevede corsi, non prevede tirocini, però comunque è utile prepararsi anche con un supporto, quindi video e materiale lo trovi tutto lì, come sai. E niente, quindi ti ringrazio per la tua testimonianza. È stato un piacere. Grazie ancora. Piacere. Grazie mille. Ciao.